Dodicesima edizione con 12 aziende eccellenze dell'artigianato locale. CNA e CNA Federmoda hanno proposto l'ormai immancabile appuntamento della Moda in Castello, una sfilata che oltre alla bellezza degli abiti e delle modelle ha unito anche la cultura, incentrando sul cinema il filo conduttore della serata. Io vedo Ferrara come un palcoscenico naturale per il cinema, con le sue atmosfere ovattate, le sue nebbie, i suoi vicoli, queste. E quindi ho voluto mostrare, diciamo, alla nostra città come lo sguardo dei cineasti, lo sguardo del cinema veda Ferrara. Noi siamo ferraresi, la vediamo ogni giorno con il nostro sguardo. Ho voluto raccontare come altri la vedono. Principalmente la Moda in Castello è nata proprio per sottolineare la creatività del territorio e dare alle nostre aziende uno strumento che diventasse nello stesso tempo strumento di visibilità, strumento di promozione, ma anche strumento di crescita, perché chiaramente su questo palcoscenico le aziende sono chiamate a non solo a confrontarsi, ma anche a conoscersi, a collaborare anche con gli altri. A presentare l'evento l'attore Stefano Muroni e la conduttrice Sara Federico. Ho accettato semplicemente perché si parlava anche di cinema e io lì posso un po' parlare. Sarà una serata soprattutto dedicata alla moda, all'artigianato della moda e quindi per valorizzare le aziende legate anche al territorio. Però ringrazio la CNA Ferrara per aver avuto la sensibilità e la lungimiranza di aver legato la CNA con il cinema, perché molti oggi si chiederanno: ma il cinema cosa c'entra con la moda e cosa c'entra con la CNA? E il cinema è artigianato, è artigianalità. Quando uno produce un film deve parlare con i sarti, con i trapezisti, con gli intonacatori, con i pittori, con i registi, con i montatori, quindi artigianato lo è stato puro. Sono contenta di essere qui a Ferrara, prima volta per me, bellissima location, complimenti a tutti i ferraresi e un onore per me essere qui a essere un po' la madrina della serata. Esatto, madrina, poi insomma ti vedremo sul palco con Stefano Muroni. Sì, cinema, moda, insomma tante arti messe assieme. Tante arti, io poi sono un'attrice, sono una conduttrice, quindi mettere insieme tutte questo campo artistico tutto insieme è un grande onore, quindi sarà una bella serata, ci divertiremo, poi tanta bellezza e tanta eleganza. Di particolare effetto gli accompagnamenti musicali del pianista Paolo Zanarella e della violinista e vocalist Anna Nash, con le colonne sonore di Enrico Foli e la regia di Sandra Baggio. Ascolterete un mio brano, uno dei tanti inediti, che è Je t'aime, accompagnato da queste bellissime ragazze, modelle, e poi ascolterete La Serenissima, una cover del Rondò Veneziano. La serata ha emozionato il pubblico in 2 ore di sfilate, spettacoli e musica, con la finalità di valorizzare le aziende del territorio della CNA che hanno lavorato per mesi su questo evento. Un evento importante al quale ho partecipato anche lo scorso anno. Sono rimasto talmente colpito dalla bellezza della vostra città e dalla operosità e delle eccellenze delle aziende che presentano la serata che quest'anno mi sono presentato con la famiglia, ovvero ho portato con me tutta la presidenza regionale della CNA Emilia Romagna, ovvero tutti i presidenti territoriali da Piacenza a Rimini, perché credo che questa vostra iniziativa sia un'eccellenza a livello regionale e vada valorizzata in tal senso. Lavorano 100 persone in questa attività, quindi è un numero importante, hanno lavorato tutta estate ininterrottamente per raggiungere questo. Quindi credo che il segnale più importante è di imprese sul territorio, che lavorano sul territorio, credono nel proprio territorio, non delocalizzano e sono presenti. Quindi è un atto d'amore verso la città, verso Ferrara, forte, sentito, da parte delle mie imprese e della CNA tutta. E spero proprio che, sono sicuro che la città ripagherà le proprie imprese di questo amore che loro che hanno e offrono e compenseranno al lavoro e lo sforzo fatto, perché credo che oggi abbiamo bisogno di segnali positivi un po' tutti. Ferrara è una città che sa esprimere attraverso il made in Italy, l'artigianalità, il fashion, il brand, la capacità di stare all'interno di veicoli nuovi, la possibilità di uno sviluppo diverso. Ecco, in questo caso è molto importante lavorare per lo sviluppo delle nostre imprese e per queste imprese che lavorano sul nostro territorio e tutti i giorni si danno da fare per dare occupazione e benessere al nostro paese. Le imprese che hanno sfilato sono state Acconciature Paola, Lui e Lei, Bellezza e Benessere a Ferrara, Atelier Il Sogno, Abiti da Sposa, Sposo e Cerimonia a Ferrara, Aveva, Bracciali, Cinture e Pendenti di Voghiera,
bell'essere, intimo specializzato curvi, sportivo e per le grandi occasioni a Ferrara. Cappelli ricami, ricami all'avanguardia per l'alta moda a Bondeno. M&B taglie comode, abbigliamento donne e linee confortevoli a Ferrara. In pelle pelletteria, cinture in pelle e accessori artigianali di Ostellato, interno 4, abbigliamento e accessori donna a Ferrara, Maison Blanche, total look donna elegante e ricercato del Lido degli Estensi, pelle d'oca, abbigliamento donna da occasione e cerimonia di Ferrara, Rondina Store, abbigliamento e calzature donna, uomo e bambino a San Bartolomeo in Bosco e Scaroni Gioielli a Migliarino.